Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Ogni volta è un piacere, un onore unirmi a voi, stare insieme con tanti altri ministri della parola che condividono il sentimento, la parola di Dio. Insomma, è sempre un onore, un piacere. Ed è una responsabilità, perché in pratica parliamo a migliaia di persone che proprio in questo momento chiedono di ascoltare, di sentire la voce di Dio. Quindi noi ministri abbiamo questa responsabilità, non siamo qui per parlare le cose dalla nostra mente, ma parlare quelle cose che vengono da Dio. Quindi è sempre una responsabilità, ma è un grande piacere. Quindi ti ringrazio dell'invito, ti ringrazio veramente questa occasione. E il Signore ha messo nel mio cuore una parola che riguarda un qualcosa che in questi giorni stiamo studiando qua in chiesa, e io ho scelto come primo brano per condividere, per meditare insieme a voi, il secondo verso, il verso 2 del capitolo 12 della lettera di Paolo ai Romani. Se la regia mi aiuta, mi manda in onda, ecco. Quindi praticamente Paolo dice: non conformatevi con questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, grande, perfetta volontà. Quindi, no, qui nel mio cellulare non si legge bene, ma comunque la parte che mi interessa è questa: non conformatevi con questo mondo, ma trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra mente. Questo verso per me ha un grande significato. In questi giorni proprio stiamo studiando insieme qui in chiesa, e cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo, cosa ha voluto ministrare l'Apostolo Paolo e cosa ci sta dicendo Dio attraverso questo verso. Lui parla di trasformazione della nostra mente. Infatti il pastore all'inizio parlava di essere trasformati, parlava della metà, per il cambiamento, per la trasformazione. Quindi è proprio questo che stiamo trattando questi giorni: in che modo Dio ci trasforma, in che modo Dio ci cambia. Perché l'Apostolo Paolo nel capitolo 12, verso 2, dice che dopo questa trasformazione avviene il fatto che possiamo sperimentare, possiamo conoscere la perfetta, buona e gradevole volontà di Dio, ma solo dopo che la nostra mente viene rinnovata, viene trasformata. E proprio in questi giorni stiamo capendo in che modo avviene questa trasformazione, perché tante volte noi trasferiamo tutto a Dio, nel senso che come se fosse un qualcosa di sempre di magico, di quando Dio è di buon umore, quando Dio vuole, quando Dio vorrà, questa trasformazione avverrà e io sarò diverso. Invece no, invece esiste in ogni modo una partecipazione nostra in questa trasformazione, e stiamo imparando, e la scienza già ha confermato, c'è una parte della scienza che studia il cervello umano e che ha dimostrato che mediante la preghiera, mediante la meditazione, mediante la lettura della parola, la parola di Dio, la comunione con Dio, il tempo che noi dedichiamo a Dio è più che sufficiente per trasformare il nostro cervello. Quindi il cervello umano ha una certa quantità di
di collegamenti neurali, quindi neuroni si collegano tra di loro in un certo modo, ma dal momento che noi entriamo in comunione con Dio, dal momento che noi ci mettiamo in ginocchio e iniziamo a pregare, o magari prendiamo la Bibbia e ci concentriamo nella lettura biblica, è stato dimostrato dalla scienza che la configurazione, la nostra mente, il nostro cervello cambia, quello che loro chiamano di neuroplasticità. Praticamente ci sono dei collegamenti nuovi e in pratica la nostra mente, la nostra capacità cognitiva, noi diventiamo più sensibili, più intelligenti, più aperti per capire nuovi concetti, nuove verità. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo che Dio vuole operare nella nostra vita questa trasformazione. Dio vuole operare questo rinnovamento e lo fa mediante la sua parola, mediante la preghiera. Quando noi credenti iniziamo a capire il tempo che dedichiamo alla preghiera, che dedichiamo alla comunione con Dio, come un qualcosa che in quell'esatto momento Dio rinnova, Dio trasforma il nostro modo di sentire, il nostro modo di pensare, di ragionare, e i propri collegamenti, il modo di come comprendiamo le cose. Questa è una rivelazione importante, perché non dipende solo dalla, come dire, permettetemi il termine, dalla buona volontà di Dio, ma dipende anche dal tempo, da quel tempo che noi spendiamo nella presenza di Dio. Questa cosa mi ha tanto benedetto quando ho cominciato a scoprire questa verità, che persino la scienza dimostra, la scienza già ha capito che esiste una intelligenza spirituale che deve essere sviluppata. La Bibbia già ci rivelava questa verità quando l'Apostolo Paolo appunto dice che la nostra mente viene il rinnovamento della nostra mente o del nostro intendimento, come cita alcune versioni. Quindi la mia ministrazione in questo tempo, questi minuti insieme a voi, è proprio per stimolarci alla comunione, per stimolarci a cercare Dio, per riconoscere che il tempo che noi dedichiamo nella presenza di Dio, magari mattina presto, prima di andare al lavoro, ci fermiamo un attimo e leggiamo e preghiamo e cerchiamo la presenza di Dio, non è solo un atto religioso, un rito, non è un qualcosa che non ha un effetto efficace, ma la Bibbia ci insegna che Dio trasforma il nostro modo di pensare, il nostro modo di sentire, attraverso la sua parola. Quindi c'è un altro verso nella parola di Dio che lo troviamo nella lettera di Paolo, 2 Corinzi capitolo 3, verso 18, magari la regia ci aiuta, 3:18 dice: tutti noi con il viso scoperto contempliamo come attraverso un specchio la gloria del Signore e siamo trasformati nella sua stessa immagine. Quindi anche qui l'Apostolo Paolo ci rivela che mentre contempliamo la presenza del Signore, la gloria del Signore, siamo trasformati. Questa è una vittoria. L'uomo lasciato a se stesso, l'uomo nelle sue condizioni originali, nelle sue condizioni di natura peccaminosa, non riesce, non capisce. L'Apostolo Paolo più avanti, sempre nella lettera ai Corinzi, dice che l'uomo naturale
non può capire le cose dello spirito. Ti credo, perché la mente umana, anche se siamo intelligenti, siamo molto capaci, la mente umana è limitata, ha perso questa sensibilità spirituale. Ma qui, quando abbiamo letto, l'Apostolo Paolo dice che quando ci fermiamo e quando contempliamo la gloria del Signore, lo Spirito Santo ci trasforma. E come risultato possiamo conoscere, possiamo capire qual è la volontà di Dio, possiamo essere guidati dallo Spirito Santo, possiamo comprendere qual è la volontà di Dio per noi. Tante volte non sappiamo che decisione prendere, non sappiamo come risolvere un determinato tipo di situazione, abbiamo un conflitto in famiglia, abbiamo una situazione nel lavoro, abbiamo una situazione a livello personale e piangiamo e chiediamo a Dio e aspettiamo una risposta da Dio. E la Bibbia dice che Dio risponde, la Bibbia dice che Dio è fedele, la Bibbia dice che l'orecchio, l'udito del Signore non è chiuso. Quindi come mai non riusciamo a capire e a sentire la sua voce? Come nel caso di Balaamo, no? che c'era l'angelo lì che voleva impedire il suo passaggio e Balaamo non è stato in grado di discernere che c'era un angelo e quell'asino si mette a parlare con Balaamo. Quindi in quel caso l'asino è stato, diciamo, molto più sensibile al mondo spirituale, invece Balaamo no. E tante volte noi non comprendiamo il mondo spirituale, non riusciamo a vedere, non riusciamo a capire quello che Dio ci sta dicendo e come risolvere questo problema, come risolvere questa situazione, attraverso la comunione con Dio, attraverso la preghiera, attraverso la lettura biblica, attraverso il ascoltare i messaggi della parola, il frequentare l'ambiente della chiesa dove i pastori ci ministrano la parola di Dio. Quindi è fondamentale che tutti noi credenti, tutti noi che vogliamo conoscere di più il Signore, vogliamo conoscere quello che Dio ha per noi, vogliamo sapere cosa Dio ha preparato per noi, è molto importante che comprendiamo questi versi biblici, che non sono versi religiosi, sono verità che sono state rivelate. Romani capitolo 12 verso 2 parla che noi siamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Quindi la mente deve essere rinnovata, una mente che non si rinnova, una mente che ragiona come prima, un credente che dà la sua vita a Gesù ma continua a pensare, a ragionare come quando non conosceva il Signore, è un credente che non conoscerà mai la volontà di Dio, perché la sua mente non è sensibile a Dio, la sua mente ancora è dominata dalle verità del mondo, dall'idea di quando lui non conosceva il Signore. Quindi ciò che sto cercando di condividere con voi riguarda la potenza della parola di Dio. Quando noi leggiamo che la parola di Dio è viva ed efficace, vuol dire proprio questo. Quando noi leggiamo la parola, quando meditiamo, quando preghiamo, delle parti nel nostro cervello si attivano e lì il nostro modo di ragionare, il nostro modo di capire tutte le cose viene tutto cambiato, è tutto trasformato. Quindi non è una cosa che dipende solo da Dio, non è un'esperienza soprannaturale che è tutto lì, quando un giorno, quando Dio vorrà, io sarò diverso. Non funziona così. Funziona che in obbedienza noi ci dedichiamo alla parola, perché la Bibbia dice che nella Chiesa primitiva
gli apostoli si dedicavano alla parola e alla preghiera, perché erano uomini che dovevano essere sensibili alla volontà di Dio, dovevano guidare la Chiesa, dovevano prendere decisioni. Quindi per loro era fondamentale avere il loro cuore completamente sensibile alla voce di Dio. E notiamo che spesse volte lo Spirito Santo poteva direzionare la Chiesa attraverso i suoi ministri a prendere delle decisioni, come troviamo nel libro degli Atti. Quindi sto cercando di dire che questa verità vale anche per tutti noi credenti, tutti noi che vogliamo conoscere, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani capitolo 12, conoscere per esperienza, non per teoria, non per sentire dire, ma per esperienza possiamo conoscere la buona, perfetta e gradevole, no? volontà di Dio. Ma per avere questa esperienza, Dio vuole trasformare, allargare la nostra mente e fare in modo che ci siano nuovi collegamenti neurali, nuovi collegamenti, più neuroni, più collegamento, più una mente aperta, una mente sensibile, un cervello come posso dire, allenato verso il mondo spirituale. È interessante che l'altro giorno ricordavo qua in chiesa quello che dice il profeta Isaia, dice allargare, parla sul fatto, Dio chiede di allargare lo spazio della tua tenda, non, senza risparmio. Allora pensavo, cosa significa allargare lo spazio della tenda? Oggi noi non viviamo in tende, sotto le tende, quindi questo verso per noi non ha un significato letterale. Allora cosa significa? Significa che questa tenda è giustamente la nostra mente, il nostro cuore. Quindi Dio sta dicendo: allarga lo spazio della tua mente, fai in modo che io possa passare, perché se la mente è chiusa, se è una mente naturale, una mente logica, noi viviamo in una cultura occidentale dove tutto parte da una logica, ciò che non è logico è rifiutato. Quindi questa cosa limita parecchio, limita la fede, limita il soprannaturale, limita le esperienze che possiamo fare con lo Spirito Santo e con Dio. Quindi io dico che Isaia, mi pare che Isaia 61, quando dice allarga lo spazio, non so se è 61, ma comunque dice allarga lo spazio della tua tenda senza risparmio. Quindi perché? Perché Dio vuole scendere e vuole manifestare la sua gloria, vuole avere lo spazio che serve per parlare, per muoversi. E questo spazio è la nostra mente, è la nostra fede. E gli scienziati dicono che servono 10.000 ore per riformattare una mente, per trasformare una mente. 10.000 ore sono più o meno 3 anni. Esattamente il tempo che Gesù ha speso con i discepoli, 3 anni, 3 anni che Gesù incontrava tutti i giorni con loro e loro guardavano, loro osservavano come Gesù si muoveva, le cose che Gesù diceva, i miracoli che Gesù faceva, e quella esperienza ha allargato la mente dei discepoli, tant'è vero che quando Gesù se n'è andato, loro hanno dato continuità all'opera dello Spirito Santo e Dio faceva miracoli, faceva meraviglie. Perché? Perché loro ormai avevano una mente rinnovata, come dice Paolo ai Romani capitolo 12. Quindi la parola che voglio lasciarvi è una parola che mi ha tanto benedetto, che quando imparo che mediante la preghiera, mediante la comunione con Dio, mediante la lettura biblica, il mio cervello cresce in qualche modo
i miei collegamenti neurali si espandono, se io divento più sensibile, io divento più, più aperto per nuove verità. Quindi in quel modo Dio mi può parlare con libertà, in quel modo non sono più un otre vecchio che non può ricevere il vino nuovo. Quindi Dio crea nella mia mente un otre nuovo, un nuovo contenitore per ricevere una nuova rivelazione, un nuovo vino. Quindi voglio lasciarvi questo messaggio. Dobbiamo valorizzare il tempo che spendiamo di preghiera, dobbiamo valorizzare il tempo che spendiamo nella lettura biblica, dobbiamo valorizzare il tempo che spendiamo nella comunione con Dio. Tutte queste, come posso dire, questi esercizi spirituali, tutte queste pratiche aiutano a farci comprendere qual è la volontà di Dio. E come dice Paolo ai Corinzi, siamo trasformati quando contempliamo il Signore. Lo Spirito Santo ci trasforma, lo Spirito Santo ci cambia quando noi contempliamo il Signore. Quindi ti lascio questo messaggio, ti lascio questa sfida, cerca la presenza di Dio, magari stai cercando di capire, avere una direzione, cosa fare, cosa non fare, che decisione prendere, se una certa situazione è o non è la volontà di Dio. Il modo migliore non è cercare il profeta di turno, non è andare chissà dove, ma è stabilire un rapporto e una comunione quotidiana col Signore, cercare Dio, cercare il Signore. La Bibbia dice che la parola di Dio rende gli uomini intelligenti. Quindi vogliamo essere spiritualmente intelligenti, vogliamo essere spiritualmente sensibili a Dio, allora dedichiamoci alla parola, dedichiamoci alla preghiera, dedichiamoci alla comunione, fermiamoci un attimo prima di iniziare la nostra giornata. Dobbiamo dedicare tempo, 30, 40 minuti, un'ora davanti al Signore, fermi, meditando, cercando la sua voce. Io sono più che convinto che tanta confusione, tante situazioni di confusione che uno non sa che direzione prendere, spariranno perché avremo molto chiaro dentro di noi qual è la volontà di Dio. Quindi vi ringrazio l'occasione che mi avete dato di condividere questa parola, e proprio questa settimana, nel mercoledì 26 qui a Roma, noi ospiteremo la dottoressa Erika Bellon, che parlerà proprio di questa esperienza. Lei è una neuroscienziata e ci insegnerà, parlerà su come credente, come scienziata credente, proprio di questo, l'effetto della parola di Dio, l'effetto dello Spirito di Dio nel nostro cuore, nella nostra mente. Questo succederà adesso, succederà mercoledì 26 qui a Roma, nella nostra sede di Roma. Io credo che sarà una grande benedizione. Se tu sei da queste parti qua, ti invito, se hai la possibilità, di venirci a trovare. Ingresso libero, sarà una grande esperienza. E niente, voglio ringraziare il pastore Cataldo per questa occasione, per questa opportunità, nel nome di Gesù, e dedichiamoci alla preghiera e alla parola. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. A Dio sia la gloria. Ora vogliamo passare al prossimo fratello, che credo sia già dietro la tenda. Giosuè, pace, mi senti? Pace pastore, benedizioni. Benissimo, noi abbiamo occupato un po' di spazio, ma tu hai sempre 30 minuti, non ti preoccupare. Amen. Vai tranquillo, ti seguiamo. Amen. Saluto a tutti, quelli che ci guardano. Vorrei chiedere anche se voi siete dietro le quinte, dietro lo schermo, del cellulare, della TV,
chiamate qualcuno, condividete quello che sto a punto di insegnarti perché so che benedirà la tua vita e capirai cose che magari stai passando, quello che il Signore ha messo sulla mia vita per portarti oggi. Giustamente parlavo con il Signore in questi giorni, questa mattina, dicevo: Signore, cosa vuoi che parli a questo popolo, al tuo popolo? Quindi andremo alla parola subito, ma voi condividete, chiamate qualcuno che sarà benedetto. Amen. Levitico capitolo 6, versetto 8. Il Dio dice quali saranno le leggi sull'Olocausto. E l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: da questo ordine a Aarone e ai suoi figlioli, e di a loro, questa è la legge dell'Olocausto. L'Olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte, fino al mattino, e il fuoco nell'altare sarà tenuto acceso. Possiamo saltare verso il versetto 12. Versetto 12 dice: il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. E il sacerdote vi brucerà su delle legne ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e vi farà fumare sopra il grasso dei sacrifici di azione di grazia. Il fuoco deve essere continuo, mantenuto acceso sull'altare, non si lascerà spegnere. Dall'inizio, da quando Dio ha voluto avere un incontro con l'uomo, da quando Dio ha voluto avere questo incontro, Dio ha sempre rialzato altare. Altare è un luogo di incontro, altare è un luogo dove il regno naturale con il regno spirituale si fanno degli incontri. Ogni uomo che ha avuto un regno spirituale, che ha edificato un altare, perché l'altare è un luogo di incontro. Il disegno di Dio è che fare sempre un altare. Il diavolo non può creare niente, ma è un specialista in rubare i disegni che Dio ha fatto, quello di trastornare, di cambiare i disegni che Dio ha fatto. Il diavolo è un specialista in insegnare alla gente come fare altare. Ad esempio, quando Adamo sono usciti dal Eden, Adamo e Eva sono usciti dal Eden, hanno voluto fare un altare per fare una redenzione con Dio. Quando Caino e Abele hanno voluto portare un'offerta a Dio, hanno fatto un altare. Quando Noè è uscito dall'arca, quello che Noè ha fatto è sempre un altare. Perché altare significa luogo di incontro. È un luogo anche dove il mondo naturale e il mondo spirituale si aprono, si incontrano. Quando noi vediamo queste cose, nell'altare sempre Dio ha voluto avere questo incontro con l'uomo. Dio ha costruito un tempio, ha fatto edificare un tempio. In quel tempio lì c'era un altare. E su quell'altare c'era incenso, libagione e sacrificio. E di questo che vorrei parlarti. Quando noi vediamo le scritture, quando noi vediamo la parola di Dio, la libagione è quello che provoca che il mondo spirituale
si apre, perché l'altare è un accesso al mondo spirituale. In quel tempo lì, Dio ha distrutto il tempio e ha detto che non farà mai, non abiterà mai in una casa fatta per mano di uomini e mano di artifici. Ma più avanti il profeta Osea dice che lui, la gloria sarebbe maggiore che quella di prima. Quindi cosa voglio dirti? Che oggi l'altare non è più un luogo. Oggi l'altare siamo noi. Dio vuole avere un incontro con noi. E quando leggiamo le scritture ci rendiamo conto che tante volte noi al camminare verso Gesù o verso Dio ci dimentichiamo delle cose che Dio vuole per noi. A volte come il popolo di Israele dimentichiamo che noi dipendiamo di Lui, che noi siamo parte di Lui. In Prima di Re, versetto 18-30, Prima di Re 18-30, dice: allora Elia disse a tutto il popolo: accostatevi a me. E tutto il popolo si accostò a lui. E Elia restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. Wow. Mi chiama molto l'attenzione che c'era un popolo che conosceva Dio. C'era un popolo che stava con Dio. C'era un popolo che aveva saputo le storie, aveva saputo quello che Dio aveva fatto, ma che si è allontanato da Dio. È un popolo che sapeva chi era Dio. C'è gente che sono nate nelle chiese. C'è gente che è nata nella chiesa, però oggi si sono allontanati da Dio. Perché sai una cosa? Quello che c'è gente che vive che ha vissuto nel mondo spirituale, però adesso non sa chi sono. C'è gente come il popolo di Israele che conosceva Dio, aveva sentito di quello che Dio aveva fatto, che andava in chiesa, che aveva lodava magari in chiesa. Ma adesso vanno da Baal, vanno anche dai profeti di Acera. Gente che conosce Dio, che ancora va a cercare lo stregone, va a vedere l'oroscopo, va a vedere cose, va ancora a chiedere le carte, va ancora a vedere la sorte. Andiamo a vedere che cosa ci dice il futuro. Il bambino non guarisce. Portiamolo dallo stregone perché non si sa cosa ha. Gente che conosce Dio, che ancora è legata a qualcosa. È qua che vorrei entrare nel versetto. Quanti madri hanno portato su un altare a un bambino? Delante di un altare, un altare è qualcosa che apre il mondo spirituale. Il mondo spirituale sempre si apre con un altare. In un altare sempre c'è sacrificio, libagione. E ci sarà sempre qualcosa di offrire, l'incenso. Magari sei tu una di quelle persone
magari sei stato tu che sei andato magari dallo stregone, sei andato a vedere l'oroscopo. Gente cristiana sto parlando. Gente che conosce Dio, che è andata in chiesa, che magari va in chiesa, ma che ancora va a vedere il suo futuro. Quello che tu non stai ignorando, che noi come cristiani siamo molto ignoranti, ma il diavolo non è ignorante, perché lui sa che quando qualcosa si apre, tu sei un altare, e quando tu stai andando a fare quelle cose lì, lì stai provocando qualcosa nel mondo spirituale. Per quello che non puoi lasciare il mondo. Vai in chiesa, ma ancora ti sei attratto dalle cose del mondo. Vai ancora in chiesa, ma vuoi tornare sempre indietro. Vuoi andare avanti, credere in Dio, ma qualcosa ti attira indietro. Vorrei andare un po' più in profondità su di questo. Nel mio paese, in Sud America, sa che anche in Africa, tanti genitori portano lo stregone. Lo stregone le ha passato una uova, le ha passato una gallina, la gallina si è morta, le ha messo una cima, magari qualcosa sul braccio, ha detto questo. Quello che loro non sanno è che quando tu porti qualcosa sull'altare, quell'altare stai facendo un patto. Stai facendo qualcosa che tu non hai capito ancora. Quando la vita, quando tu vivi una vita in chiesa, ma una vita con il piede in chiesa, con un piede fuori, qualcosa ti sta tirando. Qualcosa ti sta dicendo, tu mi appartieni. Ma cosa intendi, pastore? Genesi versetto 22:9. Genesi 22:9. E giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui un altare, e vi accomodò la legna, e legò Isacco, suo figliolo, e le disse, e le mise sull'altare sopra la legna. Vorrei fermarmi qui, perché vorrei andare più avanti ancora dopo. Sapete che Abramo è nato in un luogo dove i genitori portavano allo stregone quando nasceva. Le stregone guardavano le stelle e dicevano cosa sarà diventato, cosa dovrà diventare questo bambino. Loro guardavano le stelle e attraverso le stelle loro vedevano cosa doveva diventare questo bambino grande. Quindi quando loro hanno visto, le stregone hanno visto, hanno dichiarato una parola su Abramo e le ha detto: tu non riuscirai a fare mai niente, tu non sarai mai niente e ogni cosa nella tua vita sarà un ritardo nella tua vita. Ogni cosa che vorrai fare si fermerà. Abramo è nato con un destino che i suoi genitori lo hanno portato. Per quello che Abramo, per ogni cosa che tu vedi, ha avuto un rallentamento, possiamo dire. Anche se Dio lo aveva preso Abramo. Lui le ha detto vai e lui ha creduto, è andato, ma si è fermato in un luogo dove suo padre le ha detto stiamo qua. Ogni cosa, per quello che Dio diceva, lui si fermava. C'era una cosa che lui voleva andare avanti, ma ogni cosa lo ritardava. Quindi c'era un altare dove lui e i genitori lo avevano portato, che quell'altare lo voleva indietro. E lui, senza saperlo,
e lui senza tenere magari conoscimento di questo o coscienza di questo, non si rendeva conto che c'era un ritardo per quello che lui faceva. Anche per avere il suo figlio ha avuto un ritardo, perché c'era un altare che lo riclamava, lo tirava indietro. C'era un punto in il quale lui stesso ha detto: non avrò figli, perché quello che mi erediterà sarà il mio schiavo. L'altare, quando tu vai davanti a un altare, stai presentando incenso, l'incenso sei tu, libazione e sacrificio. E un mondo spirituale si apre. Noi cristiani non siamo tanti esperti nell'altare. Per quello c'era un uomo che era abituato a quella maniera di vivere. E lui era abituato a fare queste cose qua. Se tu vedi la Bibbia, è stato l'uomo che ha levantato, alzato più altare che tutti i profeti. Ogni volta che Dio gli parlava, lui presentava un altare perché lui era abituato a fare un altare. Ogni volta che Dio gli parlava e lui diceva qualcosa, lui diceva io credo, e lui alzava immediatamente un altare perché lui era abituato, la loro costumbre era fare quello. Per quello Dio le ha detto: io non permetterò che la tua generazione, che quello che tu hai, tu alzi un altare, tu ritorni ancora indietro. Per quello Dio le ha detto: dammi il tuo figlio, dammi quello che tu ami, portalo sull'altare. E la cosa che dice la parola di Dio, dice la parola di Dio, e gessero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui un altare, e accomodò la legna, e legò Isacco, e legò Isacco al suo figliolo, e lo messi sull'altare. Sai cosa le stava dicendo Dio a Abramo? Abramo, io voglio che tu mi dia tuo figlio, perché quello che tu farà sarà la conseguenza di quello che mio popolo farà. Io voglio che tu leghi al mio figlio. Io voglio che tu leghi al tuo figlio e lo presenti sull'altare, perché io lo sto legando. Io lo sto legando insieme a me. Io lo sto legando per l'eternità. Ogni volta che la generazione di questo figlio vorrà tornarsi indietro, ricorderà che è legata a un altare, ricorderà che è stata pactata su di me, ricorderà che quell'altare rappresenta pacto, quell'altare per quello il popolo di Israele, ogni volta che si vuole allontanare, e quell'altare reclama, quell'altare dice: mi appartiene a me Israele, Israele tu sei mio, Israele tu sei mia. E quando Dio, quando per quello, quando noi presentiamo davanti a Dio ogni figlio, presentiamo i nostri figli, presentiamo quando sono nati, noi lo stiamo legando a un altare, noi lo stiamo legando a Dio, perché ogni volta che quel bambino vorrà andare via, Dio ricorderà quell'altare sta clamando. Quando noi vediamo che c'è un altare, si apre il mondo spirituale. Il figlio di Abramo è stato legato a Dio. Per quello che Dio, ogni volta che il popolo di Israele si voleva allontanare da lui, lui li riprende. Perché c'è un altare che ha pattato. C'è un altare che reclama. C'è un altare che dice: mi appartiene. Quando vediamo questo, sai, la Chiesa Cattolica, qua mi metterò magari in problemi, ma non mi interessa. La Chiesa Cattolica chiede ai bambini, e tu li porti, fanno la prima comunione, mi sa. Sai, sapete con chi state pactando? Con la Reina del Cielo, si chiama.
la tradizione, la costumbre. Più tradizioni, più demoni. E ho compreso questo. E c'era una storia che vorrei raccontarti anche. Per quello che è molto importante che noi sappiamo cosa stiamo facendo. Per quello è tanto importante portare i tuoi figli appena nati sull'altare, perché tu le stai legando con Dio. Non importa se lui si allontanerà, è legato a un altare e quell'altare lo tirerà indietro. Così come fanno tanti, facciamo la prima comunione, lo stai legando alla regna di cielo. Non ho il tempo per entrare in questo, è molto profondo, molto lungo anche. E parlarti che sono certe cose, per quello che quando la gente che arriva dal cattolicesimo della religione, le è difficile mollare certe idee, è difficile cambiarle perché ci sono state libazioni, c'è stato un sacrificio, c'è stato l'incenso, per quello che quando io leggevo questo sui sacco dicevo, ma perché lo ha legato? E Dio mi ha cominciato a parlare. E questo è stato molto potente. Abramo era un uomo molto spirituale, no? Abramo non era qualsiasi uomo. Abramo era un uomo molto, molto, molto elevato spiritualmente. Perché la parola dice che quando Abramo stava per ammazzare il figlio, l'angelo di Dio se l'ha apparso e gli ha detto non toccare il fanciullo. E Abramo ha visto quello, il sacrificio. Ma la parola dice che il sacrificio era dietro. Io non posso vedere cosa c'è dietro, ma Abramo si ha potuto vedere. Non ho il tempo per parlarti di quello, ma quando noi vediamo che è molto importante quello che noi facciamo, Dio le ha cambiato il nome a Abramo, si chiama Abramo, le ha cambiato il nome a Sara, Sarai si chiamava, le ha dato un altro nome. Le ha detto a Pietro, non ti chiamerai più Simone, ma ti chiamerai Pietro. Perché il nome sono molto importanti in quello che noi facciamo. Il nome che le avevano dato a Abramo era un nome che non valeva niente. Dio ha detto, non mi piace, lo cambierò. Allora, quando noi mettiamo il nome ai nostri figli, dobbiamo essere certi di cosa stiamo mettendo del nome. Dobbiamo essere sicuri magari cosa stiamo mettendo sul nome. Quando noi leggiamo la Bibbia, no? ci rendiamo conti che magari ci sono stati uomini e donne che hanno messo i bambini un nome di santi, magari San Raffaele, oggi si chiama tua figlia, si chiama Raffaella, tuo figlio si chiama, non lo so, non conosco tanto la religione. Ma quando arriva il giorno del festeggiamento di quel santo, quell'altare tira. Per quello che tua figlia non vuole tornare in chiesa, per quello che il tuo figlio non vuole tornare in chiesa, perché l'altare tira. Gente che vive nella chiesa, che è uscita dalla chiesa, ritornano indietro. Tu sai che quando Dio vuole fare qualcosa, Dio, Abele e Caimo hanno presentato l'offerta. Caino ha ammazzato il fratello. Cosa è successo lì? Lì si è alzato un altare. Perché c'era
libagione, che era il sangue. Dio le ha detto: il sangue di tuo fratello mi parla della terra. Il sangue mi parla. Lui è morto, ma il sangue ancora parlava. Sapete, ci sono tante donne che sono state violentate, donne che sono state abusate, sono cresciute, ma quando sono con il marito dicono: no, non posso più stare con lui, non lo so, io non so perché, ma sento qualcosa di brutto quando lo sto con lui. Io ho sentito tanto questo. Quando ministriamo le donne che sono state abusate. Pastore, io non lo so perché c'è qualcosa che non voglio stare con lui. C'è una storia nella Bibbia che c'era stata una vergine stata violentata. E il popolo ha voluto mettere pace e si sono circoncisi per mettere il pace, ma non è stato abbastanza, perché il sangue riclama sangue. Per quello ha detto Caino: allora cercheranno di uccidermi. C'è stata una libazione, sapete perché? Perché in quella violazione, in quel mal, quello che ha preso per forza, è stato libazione, c'è stato il sangue versato. E quel sangue riclama. La parola dice che il sangue di Abele parlava a Dio. Quindi tanta gente, tante donne, che ora stanno magari con il marito e non riescono a stare perché sentono che stanno ancora vivendo quel momento, che stanno ritornando a quel momento. Allora dobbiamo imparare che ogni cosa che noi facciamo, se al tuo letto tu porti un altro uomo, se al tuo letto tu porti un'altra donna, quel letto lì si trasforma in un altare. Per quello la parola dice che dobbiamo avere un letto senza mansiglia, non so se è la parola giusta. Il tuo letto deve essere puro. Perché ci sono delle cose che non ho il tempo di spiegarle, che dobbiamo imparare dal mondo spirituale. Per noi magari farlo è semplice, ma per il mondo spirituale no. Il diavolo ne approfitta. E quando ci sono stati delle cose immorali fatte nel tuo letto, vengono i tuoi figli, dopo dicono: lì è stato un altare, lì è stato qualcosa. Dopo vengono spiriti di lussuria, dopo vengono spiriti di omosessualismo, spiriti di lesbianismo, e dice: no, il tuo figlio mi appartiene, il tuo figlio deve essere un pervertito, il tuo figlio perché tu lo hai portato. È troppo forte, devo ammazzare. Non posso entrare, quello lo insegno nella chiesa quando... Ma... quando è stata quella vergine violentata, il popolo cercò di ristabilire quello, di provare, ma non è stato abbastanza sufficiente la essere circoncisi, ma hanno dovuto pagare con la morte. Sapete, quando il popolo di Israele è uscito da Egitto, e quando Egitto ha cominciato a schiavizzare agli israeliti, hanno ammazzato tutti i bambini che sono nati,
e le hanno portato su un altare per darle in sacrificio. Quindi il sangue reclamava sangue. Per quello gli israeliti non sono usciti da Egitto prima che i loro primogeniti non siano stati morti. Questo è forte, non posso parlarlo qua. Quindi ci sono delle cose spirituali che noi non capiamo ancora. Ma cosa intendi, pastore? Cosa vuoi dire? Non so cosa stai insegnando. Quello che ti voglio dire è che noi siamo un altare dove noi presentiamo il nostro corpo davanti al Signore in sacrificio vivo davanti a Lui. Che c'è stato il sangue dell'agnello versato per te e per me, per la redenzione dei nostri peccati. Che in quella croce è stato un altare dove c'è stato sacrificio, incenso e libazione per la tua vita, per ristaurare l'uomo, per darle indietro quello che aveva perso. Quindi Dio vuole fare qualcosa di più. Grazie per il tempo. Grazie a te, grazie a te. Dio ti benedica e grazie per la bella parola. Mi è piaciuta molto l'inizio, quando anche dopo, quella del Levitico 6:6, che dobbiamo mantenere il fuoco sempre acceso. Bellissimo, questa immagine mi è di grande aiuto, perché così dobbiamo mantenere noi sempre la fiamma della fede accesa. Si comincia con la preghiera e poi durante la giornata dobbiamo mantenere sempre un filo di comunione continua con il Signore, come la TV. Amen. Quando l'accendiamo si vede, poi quando la spegniamo resta sempre un segno rosso per indicare che c'è la corrente dentro, mantiene sempre il filo di comunione per poi essere usata ancora. E così dobbiamo noi mantenere sempre il fuoco acceso. E questi sono insegnamenti preziosi, perché realmente questi sono gli insegnamenti, come ho detto prima, tu non c'eri ancora, che gli apostoli hanno scelto la preghiera e la parola. E tanto che non si fermavano, se leggiamo poi in Atti 10:10, Pietro non sapeva restare senza pregare neppure mentre cucinavano. Mentre cuoceva la pasta, lui se n'è andato sopra il terrazzo per continuare a pregare. E lì Dio gli ha dato indicazioni per una famiglia che aveva bisogno del messaggio della salvezza. Quando noi ci dedichiamo a Dio, bene, dobbiamo mantenere sempre il fuoco acceso. Grazie Signore per questa. Lo vogliamo rileggere insieme. Levitico 6:6. Lo hai letto prima e mi ha parlato molto questa parola. Grazie, Dio ti benedica per questo. Leggiamolo insieme. Levitico 6:6. Il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spegnere. Dobbiamo mantenere un filo di comunione continuo con il Signore durante tutto il tempo che noi viviamo, camminiamo con Lui, per dipendere dall'energia che viene da Lui. Giosuè, Dio ti benedica, grazie, alla prossima, Dio piacendo. Benedizioni. Pace. Adesso abbiamo, credo, il fratello Gaetano, il pastore Fichera. Mi senti? Grazie del Signore. Benissimo, si sente bene. Vai avanti tranquillo, noi ti seguiamo. Hai sempre i tuoi 30 minuti, non ti preoccupare, anche se siamo a 50 minuti, non,
Siamo un po' in ritardo, cercherò di accorciare poco poco. No, non ti preoccupare, noi abbiamo spazio, basta che portiamo cose che servono per mangiare, perché noi ci piace, ogni volta che ci mettiamo insieme, siamo come in quei matrimoni dove si comincia a mangiare a luna e si finisce a luna di notte. Noi mangiamo sempre. Vai avanti, gloria tranquillo. Gloria a Dio. Io ringrazio. Chiedo ai fratelli che ascoltano, mangiare è la parola di Dio, assumere la parola di Dio è qualcosa di bellissimo, quindi fatelo. Questo, quando dice, c'è un matrimonio che si inizia e si finisce, però poi si deve usare quell'energia, si deve mettere in pratica, perché altrimenti si diventa obesi spirituali. Fatevelo dire di uno che ha sofferto con l'obesità tanto. Ascolta, quando si diventa obesi, un attimo solamente, c'è la connessione che fa salti, puoi vedere che cosa c'è? Fa scatti. Adesso com'è la situazione? Tu pensa di metterla al meglio e poi vediamo, prova a parlare. Gloria al Signore. Allora inizio subito a leggere in Primo Cronache, capitolo 4, verso 9. Il Signore sia lodato. Giabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre gli aveva messo nome Giabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Giabez invocò l'Iddio di Israele dicendo: oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, e se la tua mano fosse meco, e se tu mi preservassi dal male, in guisa che io non avessi da soffrire. E Dio gli concedette quello che aveva chiesto. Gloria al Signore. Questa mamma aveva fatto un piccolo errore, un errore. L'aveva chiamato colui che porta dolore. Giabez vuol dire questo, colui che porta dolore. E questo ragazzo, dove si presentava? Pensate a quel tempo, con l'ignoranza che dilagava, la superstizione è figlia dell'ignoranza ed è il contrario della fede. Con la superstizione che dilagava, voi pensate a sto ragazzo che si presentava e diceva: io sono colui che porta dolore. Come veniva guardato, come veniva tenuto a distanza, come veniva marchiato in una situazione negativa. La mamma non l'ha fatta apposta, la mamma non voleva creare problemi nella vita di questo ragazzo, ma gli ha dato quel nome come esperienza sua, perché l'aveva, mentre gli altri figli l'aveva avuti senza dolore, senza problemi, questo gli era arrivato con dolore. E allora gli è venuto spontaneo mettergli il nome, ma per descrivere la sua esperienza. E ha fatto un errore che ha marchiato questo ragazzo in una maniera pesante. Era un essere umano, era una mamma con tanto amore, non voleva fare male, ma si è creato il problema. E chissà, questo ragazzo quante volte gliel'ha rinfacciato alla mamma. I ragazzi oggi lo fanno, non è una cosa strana. I teenager di oggi gliele puoi fare 100 perfette, ma se ce n'hai una mezza sbagliata te la rinfacciano. E cosa fa il male? Il male fa il suo lavoro, te lo ricorda. Hai sbagliato, gli hai creato problemi, il male fa questo. Il male vuole un punto di appiglio per creare il problema nella vita. Vuole un punto di appiglio per dare confusione, per dare difficoltà, per dare qualunque cosa di male possa portare nella vita di quella persona. E allora c'era questo nome, Giabez, che gli dava problemi. E se oggi hai fatto qualcosa che tu pensi che può avere dato problemi, se sei una mamma che ha creato un piccolo problema al figlio, dopo tanto amore che gli hai dato, dopo tanto attenzioni che gli hai dato nella vita, se sei una nonna che può avere creato un piccolo problema e che magari gli viene rinfacciato, i ragazzi lo fanno, non si rendono conto. Una zia, quello che sei, un papà, pensa a cosa c'è scritto in questa parola.
La prima parola che dice è: Jabet fu più onorato dei suoi fratelli. E sapete perché? Perché la mamma, nel grande errore che aveva fatto di dargli il nome colui che porta dolore, aveva anche fatto una cosa giusta: gli aveva insegnato da dove viene la benedizione. Gli aveva insegnato di non cercare il bene dagli uomini, di non cercare il bene da quelli che ti devono dare il lavoro, da quelli che ti devono che devono stipulare contratti con te, dall'approvazione dell'essere umano. La mamma gli aveva insegnato di cercare la benedizione da Dio. E quell'errore è stato non solo colmato, ma è stato motivo di benedizione per quel ragazzo. È stato. E allora, se oggi il male sta lavorando nella tua mente e ti porta davanti agli occhi delle cose che ti danno sensi di colpa, ti fanno pensare a qualche errore che hai fatto, c'è un solo modo per rimediare a quell'errore: presenta Gesù. Presenta Gesù, prega se non ti vogliono ascoltare, fai in modo che Gesù entri nella vita di quella persona, perché quel ragazzo aveva un destino, perché portare il nome colui che porta dolore, cioè proprio questo era il nome che portava, in un posto pieno di superstizione, in un posto, cioè quello aveva un marchio, aveva uno stigma nella sua vita, e quel marchio era qualcosa che gli avrebbe distrutto la vita. Ma lui ha fatto una semplice cosa. Ha fatto quello che gli aveva insegnato sua mamma. Si è rivolta a Dio. Si è rivolta a Dio e ha pregato. La preghiera l'ha fatta semplice. Non ha usato grandi parole. Cioè, se noi la leggiamo, il verso 10, lo rileggo, il Signore sia lodato. Jabet invocò l'Iddio di Israele dicendo: Oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, e se la tua mano fosse meco, e se tu mi preservassi dal male, in guisa che io non avessi da soffrire. E Dio gli concedette quello che aveva chiesto. Senza usare grandi parole, senza prepararsi grandi discorsi davanti a Dio e davanti agli uomini, ma solo si è solo fermato a parlare con Dio. Ha solo fatto. Dio guarda il cuore, Dio non sente le parole che noi diciamo, se le diciamo in un modo o in un altro. Dio vede quello che c'è all'interno del cuore. Se noi chiediamo a Dio con amore qualcosa, quel ragazzo stava soffrendo, ha detto che io non avessi da soffrire. Quindi Dio ha visto questa sofferenza e ha colmato quell'errore che c'era stato. Allora oggi togli dalla tua testa ogni senso di colpa. Qualunque errore hai fatto, presentalo a Dio. È il momento di toglierlo dalla tua vita, perché il male utilizzerà qualunque mezzo. Il male fa questo, è il suo lavoro. Utilizzerà qualunque mezzo per togliere qualità alla tua vita. E se ci sono sensi di colpa, se ci sono pensieri che ti possono portare verso errori che hai fatto in passato, verso situazioni che hai vissuto male, verso cose che volevi fare per il bene, ma oggi ti viene rinfacciato che le hai fatte male, qualunque cosa, presentala davanti a Dio. Togli il male dal tuo cuore, dai tuoi pensieri, dalla tua vita e di conseguenza dalla tua famiglia. Togli il male, perché ogni pensiero, ogni cosa che non viene da Dio porta confusione. La parola di Dio dice che Dio è un Dio di ordine, e quando c'è ordine non c'è confusione. Se c'è ordine non c'è confusione. Dio toglie la confusione dalle menti, Dio toglie le ansie, le preoccupazioni, i sensi di colpa. Dio non fa male alla persona, Dio porta bene. E allora, se hai vissuto questa esperienza di avere fatto un qualcosa che può avere danneggiato, Dio sta parlando con te in questa sera. Devi fare queste due cose: prega. Prega affinché il male si allontani intanto da te, perché non è possibile dargli un appiglio. Da quell'appiglio farà danno. In quell'appiglio lavorerà su quell'appiglio. Allora togli il male dalla tua mente. Togli i sensi di colpa. Togli qualunque cosa possa presentala davanti a Dio.
presenta davanti all'altare di Dio, il fratello prima di me ha parlato di altare, presenta davanti all'altare di Dio qualunque problematica ci sia stata. E così come il figlio di quella donna che aveva un destino segnato, il destino era di essere solo, di non avere persone che erano quale padre avrebbe dato sua figlia a uno che si chiamava io porto dolore? Chi avrebbe fatto un contratto con qualcuno che si chiama io porto dolore? Chi avrebbe dato lavoro? Chi l'avrebbe fatto entrare all'interno quel ragazzo così destinato male? La parola di Dio comincia dicendo: Giabet fu più onorato dei suoi fratelli. E l'unico motivo per cui fu più onorato dei suoi fratelli è che Giabet si rivolse all'Eterno. E questo è quello che bisogna fare nella vita. E questo è quello che devi fare se hai questa difficoltà. Presenta tuo nipote, tuo figlio, tua figlia, non lo so. Tu sai qual è il problema, mi stai ascoltando, non sei qua per caso, Dio vuole parlare nella tua vita, mi stai ascoltando in questo momento, presentalo ora davanti a Dio, prega per quella situazione passata perché il male non possa più utilizzarla contro di te, prega per quel ragazzo affinché possa anche di lui o anche di lei sentire Giabet fu più onorato dei suoi fratelli. Perché quell'esperienza lo portò a Dio e Dio gli fece avere l'onore di cui aveva bisogno. E Dio gli concedette quello che aveva chiesto. Dio gliel'ha concesso perché? Perché Giabet ha pregato col cuore. Si è messo là, ha chiesto tre cose a Dio. Tre cose, non ha chiesto grandi cose. La prima cosa, ha riconosciuto Dio come l'unica fonte di benedizione. Non si è preoccupato di avere benedizione, farsi riconoscere come colui che non sono io quello che non porta dolore dagli altri, ha lasciato gli altri fuori. Se tu pensi che sono gli altri che ti devono dare benedizione, c'è qualcosa che non va nella tua vita. A volte qualcuno si ferma nel predicare, nel parlare della parola di Dio, nel dire io sono un cristiano. Perché? Perché magari pensa che in quel contesto sarebbe giudicato, in quel contesto potrebbe avere difficoltà. Pensi forse di avere più benedizione da quelle persone rispetto che da Dio? Ferma la tua mente sul punto fermo delle benedizioni. Dio dà benedizione. Il resto è il mondo, il resto è quello che noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo, noi siamo i figli di Dio ed è da Dio che vogliamo la benedizione. E così Giabet si fermò e ha riconosciuto Dio come unica fonte di benedizione. E poi gli ha chiesto di allargare i suoi confini. A volte ci sono dei confini dove noi siamo destinati. Destinati proprio. Possono essere confini fisici. Ci sono persone che hanno delle limitazioni, persone che hanno delle difficoltà. Possono essere confini che gli altri ci hanno dato. Ci riconoscono in un modo, ci hanno dato quel confine. Persone che ci marchiano in un certo modo. Hai i capelli rossi, da noi si dice se hai i capelli rossi o sei vivace oppure sei calmissimo, sei tranquillissimo. Ma perché? Quando c'hai i capelli rossi può essere vivace, può essere tranquillo, può essere nervoso, può essere qualunque cosa, non c'entrano. Però da noi c'è questo marchio, ti marchiano, hai i capelli rossi, quindi o sei monello o sei bravissimo, non c'è altro. E a volte si entra in quella mentalità, si entra, certe volte certi bambini dicono no, io non voglio essere quello con i capelli rossi monello, ed entrano in quel tunnel dove non sono più se stessi. Quello è obeso, quindi è giocoso, quindi è scherzoso, quindi è, e a volte si entra in quel tunnel, in quella mentalità delle limitazioni, delle situazioni che gli altri ci hanno dato. Lui ha pregato Dio, allarga i miei confini.
i confini, il mio spazio, il mio spazio di movimento, le mie proprietà, tutto quello che fa parte dei confini. Giabet ha pregato e ha visto la gloria di Dio. Se c'è un marchio nella tua vita, se sei stato riconosciuto in qualche modo, prendi quel marchio e portalo davanti a Dio come ha fatto Giabet. Se non sei disposto a vivere una vita incanalata in quella situazione perché non sei tu che ti esprimi in quel modo, non sei te stesso come ti vedono gli altri, e allora ferma quella cosa, presentala davanti a Dio, perché Dio è libertà anche dal pensiero degli altri che possono opprimerti, che ti possono dare limitazioni, che ti possono dare pensieri che vanno sopra. Limitazioni mentali, limitazioni fisici, limitazioni date da un marchio. Il fratello prima di me ha detto che ci sono anche cristiani che si rivolgono ai segni zodiacali. È vero, è gente che, tu sei ariete, quindi sei testardo. Se uno è testardo, è testardo. Se uno è, che c'entra il segno zodiacale? Però ti danno il marchio, ti danno il marchio. Quel marchio è qualcosa che ti danneggia. Quel marchio è qualcosa che entra nella tua vita per distruggere la tua vita. E allora facciamo in modo che nessun marchio possa prenderci. Facciamo in modo che nessun marchio possa darci delle difficoltà. Perché se noi non lasciamo libero Dio di agire nella nostra vita, se noi non mettiamo queste cose davanti a Dio, come l'ha conclusa la preghiera? Se la tua mano fosse meco. Perché? Perché Giabet voleva la presenza di Dio nella sua vita. La presenza di Dio nella sua vita. Questo ha capito Giabet che gli avrebbe portato benedizione. E se noi oggi capiamo questo, se noi cerchiamo la presenza del Signore, a quel tempo non c'era la presenza del Signore per tutti, a quel tempo, come ha spiegato il fratello prima di me, si facevano degli altari, era il modo per aprire questo mondo spirituale e attraverso quell'altare si offriva il sacrificio e la mano del Signore era con lui, il Signore riceveva. Poi Dio ha istituito dei sacerdoti, quindi poi c'è stata una regolarizzazione di questa cosa, ma oggi Gesù è morto sulla croce e ogni posto dove noi siamo ha la presenza del Signore. C'è stata la cortina, quella cosa fatta di pelle, era una tenda fatta di pelle molto pesante, era una pelle molto pesante. Si è squarciata da sopra fino a sotto perché Dio ha voluto dare un segno, il segno della presenza di Dio. Non era più solo chiusa in quel punto, la presenza di Dio era su tutta la terra. La presenza di Dio oggi è su tutta la terra. E se noi preghiamo come ha fatto Giabet, mettiamo ogni cosa nelle mani del Signore, ogni cosa nelle mani del Signore, Dio opera. Dio opera. Allora, dall'inizio, se sei una persona che ha una difficoltà, se hai una difficoltà nel tuo cuore perché hai sbagliato qualcosa, presentala davanti a Dio. Parlagli di Dio a quella persona. Quella persona metterà il suo cuore davanti a Dio e quel problema diventerà una grande benedizione. Per il resto, se hai un marchio nella tua vita, superalo. Non è possibile che Dio possa essere limitato. Dio vuole dare libertà. Dio è libertà. Togli ogni marchio dalla tua vita. Non fa differenza la pelle, il colore della pelle, se sei maschio o femmina, se sei... quello che devi cercare è la presenza di Dio. E Dio è la benedizione, Dio è quello che porta la benedizione. Io voglio pregare perché ho sentito che il Signore stava parlando per qualcuno che questa sera mi sta ascoltando. Non so
quanti hanno questa difficoltà, quanti hanno magari figli teenager che gli rinfacciano delle cose e uno ci soffre, il male usa questi appigli per poter dare fastidi, per poter creare problemi. E allora voglio pregare per la piena libertà nelle case, nelle menti di quanti in questa sera stanno ascoltando, nella piena libertà di quanti in questa sera portano un marchio nella loro vita e vogliono togliere quel marchio. Sapete, al tempo prima della rivoluzione francese, se qualcuno rubava ed era preso a rubare, gli mettevano un marchio, gli l'avvi in faccia, lo marchiavano a fuoco con l'avvi, e con quel marchio, quando la persona si presentava con l'avvi in faccia, questo ha rubato, quindi veniva subito riconosciuto come un potenziale ladro e tutti stavano attenti. A volte un uomo, senza volerlo fare, ha un marchio nella sua vita, gli altri lo riconoscono in un modo e succedono delle cose. Se c'è un marchio nella tua vita, prega adesso, perché Dio lo vuole togliere. Dio è libertà. Chi ha lo spirito di Dio ha la piena libertà. Non c'è possibilità del male di poter limitare i figlioli di Dio. E allora presenta a Dio questa sera il tuo problema insieme a me. Preghiamo insieme, perché Dio vuole dare piena libertà nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Grazie. Grazie perché tu parli. Grazie perché i tuoi figlioli possono contare su di te in ogni situazione, in ogni cosa. Grazie, Signore, perché tu questa sera hai parlato al cuore, Signore, di chi ti sta cercando, al cuore, Signore, di chi desidera una risposta da te. E noi ti preghiamo, Signore, affinché questa risposta possa essere completa, che è stata guidata dal tuo spirito per come doveva essere data, e ora che sia guidata dal tuo spirito per come deve essere ricevuta e messa in opera. Signore, ti preghiamo per ogni ascoltatore di parole di vita, affinché la benedizione sia sulla sua casa, affinché, Signore, possa essere un canale di benedizione per i propri figli, per i propri nipoti, per il marito, per la moglie, per quanti ha vicino, Signore. Signore, ti preghiamo perché ogni casa dove entra parole di vita possa essere benedetta, possa testimoniare la tua gloria. Grazie, Signore, perché noi sentiamo la guida del tuo spirito, noi sentiamo, Signore, la tua opera nella vita di ognuno di noi che parliamo, e ti ringraziamo perché sappiamo che ti usi di noi per toccare i cuori, per consolare, per benedire, per liberare, Signore, e ti preghiamo la liberazione in questa sera, Signore, per quanti ti stanno chiedendo liberazione. Nel nome di Gesù, in questo momento, liberazione completa, liberazione dai cattivi pensieri, liberazione, Signore, dalle malattie, liberazione, Signore, dagli appigli che il male riesce a usare contro di loro, affinché non ci possa essere più un'opera del male, ma ci possa essere la tua libertà, i tuoi pensieri di pace, i tuoi pensieri di benedizione. Sgridiamo nel nome di Gesù ogni senso di colpa che viene dal male, perché lo mettiamo nelle tue mani, Signore, e tu operi, e tu dai grande onore, e tu dai libertà completa nelle case. Grazie, Signore. Grazie per tutto, parole di vita. Grazie per come agisci. Grazie, Signore, per come benedici. Ti preghiamo, Signore, di benedire le case di quanti sostengono parole di vita. Ti preghiamo, Signore, di benedire il lavoro di quanti fanno passare per le loro mani, Signore, l'aiuto a quest'opera di Dio. Grazie, Signore, perché tu metti nel cuore quanti sostengono l'opera tua. Grazie perché tu benedici, Signore, e perché possiamo raccontare veramente le grandi meraviglie che tu fai, non solo nelle nostre case, ma dove arrivi tu attraverso quest'opera. Grazie, Signore, continua a benedire, continua a guidare, Signore, come hai guidato i pastori prima di me, come ho sentito io la guida dello Spirito Santo nel parlare, continua a guidare chi parlerà dopo. Benedici tu, metti la tua mano, tocca i cuori di quanti sono in ascolto, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Alleluia.
Grazie Signore, grazie Gloria Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie Pastore, Dio ti benedica sempre, sempre, sempre. Pace perché, del Signore. Perché è bello ascoltare la parola del Signore. Tu hai detto qualcosa di molto bello, che lui ha invocato il Signore nella situazione che si trovava. E allora erano pochi quelli che potevano essere privilegiati a un tu per tu con Dio. Però quello che hai detto tu è molto bello, che il Signore attraverso la morte di Cristo ha squarciato il muro di entrata nel luogo santissimo e possiamo entrare tutti. Gloria a Dio. E negli Atti degli Apostoli invocare il Signore lo può fare chiunque. In Atti degli Apostoli 2:21 dice: chiunque invocherà il nome del Signore. Questa grande porta è aperta sempre e a tutti. Non so quanti hanno potuto pregare insieme con noi, però è bella questa notizia, perché lui lo fece e il Signore rispose. Ora che il Signore ha aperto la porta di poter entrare nella sua presenza, chiunque invoca il nome del Signore in qualsiasi posto, dovunque ti trovi, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, chiunque tu sia, alleluia. È bello perché il Signore, attraverso la predicazione della sua parola, mentre tu l'hai esposta, ci ha fatto comprendere che la porta è aperta a tutti, tutti quelli che si accostano a Dio. Però questo verso, se mi permetti, lo vogliamo leggere insieme, perché lasciamo questa porta aperta, che tutti possiamo, e avverrà, ed è già avvenuto questo, che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Bellissimo, mi piace questo fatto, perché ha spiegato bene che Iabez invocò il Signore e il Signore su un piatto di argento gli diede la risposta. Allora mi piace questo verso anche, perché in quel chiunque ci sono pure io, ci sei pure tu, e ci sei tu che sei a casa, tu che sei in macchina, tu che sei non so dove, non solo adesso, ma in qualsiasi momento. Ricorda una preghiera breve, fatta col cuore, Dio ti dà la risposta. Abbiamo testimonianze bellissime di persone che si sono trovate nel bagno a pregare il Signore, si sono trovate in qualsiasi luogo e il Signore ha risposto. E questa porta aperta è bellissimo, questa porta è Gesù. Infatti Gesù ha detto: io sono la porta. Attenzione di non sbagliare indirizzo, perché molti si rivolgono a destra e a sinistra. La porta è Gesù, e lì è meravigliosa, perché poi più avanti dice che entriamo nel suo rifugio e siamo protetti, usciamo e ci porta a pascolare. Gloria al Signore. Pastore, Dio ti benedica, ringrazio Dio per quello che tu ci hai dato stasera. Padre del Signore! E che lo Spirito Santo continui a trasferirlo nei nostri cuori. Dio ti benedica, pace. Grazie. Ebbene, adesso abbiamo il nostro caro fratello Mazzarà, Tonino, pastore. Sì, pastore, pace. 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 Tu hai sempre i tuoi 30 minuti, non ti preoccupare. Ok. Ti lasciamo libero, perché così puoi esprimere quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Vai avanti tranquillo. Ok. Signore, vogliamo ringraziarti e benedirti
in questa sera. Grazie perché la tua parola è a 360 gradi, tu ci hai dato un progetto, la somma della tua parola è verità, non soltanto un verso, Signore, e vogliamo benedirti con tutto il cuore, Signore, perché l'ultimo libro della Bibbia è proprio l'Apocalisse, la rivelazione, la conclusione finale di questo progetto meraviglioso che tu hai per tutta l'umanità. A tutti quelli che l'hanno riconosciuto, tu gli hai dato il diritto di diventare figli, ma hai preparato un progetto, un programma affinché noi lo possiamo realizzare. E vogliamo benedirti con tutto il cuore. Se ti chiedo, Spirito Santo, veramente che tu, Signore, mi possa guidare in questo messaggio, in questa parola, e possa aprire il cuore di coloro che sono, il Signore, che stanno vedendo e ascoltando, Signore, la TV Parole di Vita. E ti vogliamo ringraziare perché attraverso questo mezzo possiamo annunziare questo meraviglioso messaggio, parola di vita eterna. E ti vogliamo benedire con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Vi voglio portare nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2. Stiamo parlando delle sette lettere, la chiesa di Efeso. Queste sette lettere possono portare due direzioni. Una direzione è quella che queste sette lettere potrebbero rappresentare sette tempi che sono passati per arrivare fino a noi, ma sono anche sette lettere campioni di queste sette chiese, di come si viveva, di come si amministrava questo, perché ogni chiesa, ogni ovile rappresenta il corpo di Cristo. E chiaramente Dio ha messo un pastore, è indirizzato all'angelo della chiesa, e voi sapete che gli angeli che sono rappresentati qua non sono angeli, ma sono pastori, sono uomini di Dio, perché gli angeli non fanno gli errori che fanno i pastori. Perciò, e poi chiaramente gli angeli sono messaggeri e anche i pastori, l'uomo di Dio è un messaggero che porta. Sono sette versi. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e non puoi sopportare i malvagi che hai messo alla prova, coloro che si dicono apostoli e non lo sono, li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Ravvedersi, cambiare direzione, seguire Gesù. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaidi, che odio anch'io. Chi ha orecchio ascolti, in tutte e sette lettere troviamo la stessa parola. Chi ha orecchio e anche occhi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito Santo è la parola. La parola è lo Spirito. Non lo dimentichiamo. Darò da mangiare dell'albero della vita che è il mezzo al paradiso di Dio. In tutte e sette lettere troviamo scritto chi vince. Ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. E allora, per favore, non separiamo la parola dallo Spirito. Camminano insieme, si muovono insieme. Ed è lo Spirito Santo l'autore della parola di Dio. E qua nel versetto 1 dice: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene, cioè Gesù, le sette stelle nella sua mano destra, cioè i pastori che sono secondo Dio, perché abbiamo letto che ci sono falsi apostoli, ci sono falsi profeti,
Vedete, non è tutto così semplice, non è così, tutto così facile. C'è il diavolo, c'è il nemico, c'è la falsità, c'è l'inganno. Dobbiamo stare avveduti, attenti, dove noi riceviamo le cose, perché anche il nemico parla con la parola, ma a metà. Cosa gli disse a Gesù? No? Non sta scritto che se tu ti getti dal pinnacolo, gli angeli verranno a prenderti. Non tentare il Signore, il Dio tuo. E allora Dio cammina in mezzo alle chiese, sono chiese campioni, che il Signore ci parla dei pregi e dei difetti. E la presenza di Dio, Gesù e lo Spirito Santo sono vigilanti, sono lì. E nel versetto 2 proprio: io conosco le tue opere. Fratello, sorella, Dio non conosce soltanto in le mie parole, il mio parlare, perché molti cristiani parlano ma non fanno, non vanno niente per gli altri, non si muovono nel corpo di Cristo, vivono isolati, vivono per conto proprio. Io conosco le tue opere, nel bene e nel male, le cose nascoste e le cose visibili. Io so che il Signore mi vede, il Signore guarda, e io voglio compiacere a Gesù. Voglio vivere una vita retta, una vita pulita, una vita in stretta comunione col Signore. E guarda, Gesù sta elencando le opere che la chiesa di Efeso, questo pastore, questo corpo, perché vedi, tante volte si sente, no, il ministero, ministero, ministero significa ministrare, significa servo. Tutti nel corpo di Cristo siamo servi, avendo un compito diverso gli uni dagli altri. Io, dici, conosco la tua fatica. Il Signore non chiama fannulloni, chiama persone che si affaticano nell'opera del Signore. Vi ricordate i talenti? E allora, quando noi fatichiamo per le cose di Dio, sapete, io mi ricordo quando ho accettato Gesù nella mia vita, nella chiesa dove io vivevo, tutti erano spirituali, i lavori pratici non li voleva fare nessuno, ma io facevo i lavori pratici, ero lì a faticare, a servire il Signore, perché amavo la chiesa, amavo il Signore e volevo che quella chiesa funzionava, che le porte funzionavano, che tutto quello che concerneva la chiesa potesse funzionare. Il primo amore, il primo zelo, innamorati di Gesù, dei fratelli, della chiesa. La fatica, vero? La fatica per amore passa, che neppure ci facciamo caso. Io conosco la tua costanza. La costanza è perseveranza. Impegnati, servi. Se un servo non serve, che servo è? Oggi purtroppo stiamo vivendo in un contesto dove le persone, io sto venendo da Belpasso, un paesino ai piedi dell'Etna, dove ho lasciato i miei fratelli, ho lasciato i miei collaboratori ad evangelizzare, a parlare di Gesù alla gente. E noi vogliamo avere costanza, vogliamo essere seri nelle cose del Signore. E che ancora dice: non puoi sopportare i malvagi. Non è vero che tutto fa brodo, non è vero che il Signore vuole che noi, il Signore vuole che evangelizziamo, vuole che portiamo il Vangelo nel mondo, ma non vuole che ci mischiamo con i malvagi, con le persone che non sono secondo Dio. Il Signore ce lo dice in 2 Corinzi 6, dice: che comunione c'è fra le tenebre e la luce? Sapete, l'influenza è una grande potenza. E allora noi non vogliamo assolutamente immischiarci, non vogliamo, perché diventiamo complici. Il nemico vorrebbe fare proprio questo.
noi vogliamo essere separati dalle tenebre, perché veniamo dalle tenebre, e piano piano dobbiamo scrollarci di dosso tutte le cose che non sono da parte del Signore. Senza, vedete, non è un solo verso. Tante volte noi citiamo, no, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. È vero, ma devi accettare Gesù. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. La santificazione è un processo di trasformazione che tu ed io dobbiamo assomigliare a Gesù, come diceva Paolo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. L'altro giorno predicavo sulle 10 vergini, 5 stolte e 5 avvedute. Le stolte non è che erano stolte, che erano malvagi, erano superficiali. I superficiali, quando busseranno, sono convinti: Signore, aprici. Io non vi conosco, disse il Signore. E allora molti cristiani, purtroppo, avranno questa brutta sorpresa, e io come pastore non desidero che tu abbia una brutta sorpresa. Io desidero che tu abbia una relazione intima con lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è vivo. Lo Spirito Santo ti parla, lo Spirito Santo ti guida, ti aiuta a realizzare questa trasformazione, questa santificazione meravigliosa col Signore. E ancora dice: hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, li hai trovati bugiardi. Perché? Perché oggi ci sono tanti predicatori, tanti uomini che hanno il titolo, ma che non servono. È facile predicare qua, no? Come io sto predicando stasera così in TV. Ma la vera vita cristiana si vive gomito a gomito, si vive insieme, si vive aiutando come il buon samaritano che è ferito, che è nel bisogno, che sta attraversando un tempo difficile. L'albero, dice Gesù, si vede dai frutti, non da come parla. Si vede dallo stile di vita, dal proprio comportamento. E allora nel nostro contesto, purtroppo, ci sono falsi apostoli, falsi profeti, falsi pastori, falsi dottori, falsi evangelisti. Ci sono. E tu li riconosci dai frutti. Persone che parlano ma non fanno. E allora noi vogliamo essere invece uomini di Dio che parlano e fanno, come faceva Gesù. Gesù parlava, annunziava, ma compiva i miracoli, aiutava i bisognosi, aiutava tutti coloro che erano veramente nel bisogno. E ancora dice nel versetto 3: tu hai sopportato. Il cristianesimo non è così semplice, ma sopportare, essere nel travaglio. Diceva Giacomo, se vi ricordate, Giacomo parla di una cosa molto importante, delle prove. Non si può crescere se non ci sono prove. Non si può crescere quando attraverserai le acque, quando attraverserai i fiumi, quando attraverserai il fuoco. Io sarò con te, ma tutte queste prove, tutto questo travaglio che noi dobbiamo attraversare nel mondo cristiano, perché è falso, quei predicatori, siamo vittoriosi, noi è vero che siamo vittoriosi, ma c'è una battaglia. È vero che dobbiamo arrivare alla cima del monte, ma per arrivare alla cima del monte devi iniziare dal basso a salire piano piano con Gesù e con lo Spirito Santo, e arriverai alla cima. Non ci vai con l'elicottero direttamente lì, ma c'è un processo di trasformazione. Dica: tu hai sopportato. Fratello, sorella, il Signore ci vuole mansueti. Ma come sviluppi la mansuetudine se non c'è chi ti fa? Chi ti tocca e vuole farti perdere quella mansuetudine? Noi vogliamo essere umili,
Io mi ricordo molti anni fa, quando andavo in carcere a visitare i carcerati, c'erano lì le guardie carcerarie che non mi aiutavano per niente, erano lì presuntuosi, orgogliosi. E un giorno sono arrivato un pochettino in ritardo, mi hanno rimproverato come se mi pagavano loro e mi sono arrabbiato. Me ne stavo uscendo dal carcere, ho fatto le porte per entrare, stavo facendo le porte per uscire. Hai sopportato. Lo Spirito Santo mi ha detto: tu mi hai chiesto mansuetudine, tu mi hai chiesto umiltà. Io ti ho mandato nella migliore scuola, non stai pagando un centesimo e ti lamenti. Qua io ti sto facendo sviluppare l'umiltà, la mansuetudine, l'autocontrollo. Ho detto: Signore, perdonami, perdonami. Sono di nuovo, mi sono girato, sono rientrato e sono andato a trovare i detenuti, gli ho parlato di Gesù. E allora è importante che noi impariamo a sopportare, che non, e poi ancora dice che non puoi sopportare i malvagi, tu hai sopportato Giacomo. Ok, andiamo avanti. In Ebrei 5:8 sapete cos'è scritto? Gesù imparò l'ubbidienza. Gesù era vero Dio, vero uomo, ma ha vissuto come vero uomo e ha dovuto imparare. Tanti pensano che Gesù era già pronto, era completo, non ha avuto bisogno di studiare, di prepararsi. No, la Bibbia dice Gesù imparò. Io voglio imparare. Gesù imparò ad essere ubbidiente perfettamente al Padre. Gesù aveva una sua volontà, aveva un suo carattere, aveva una sua personalità come tu ed io. Ma Gesù ha rinunciato a tutto questo per essere ubbidiente e sottomesso al Padre e fare perfettamente la volontà del Padre. E così deve essere anche nella tua vita, corpo di Cristo. Dio ha dato un pastore, un uomo delegato da Dio. Il corpo deve seguire, deve ubbidire a tutto quello che il pastore Dio rivela, e tu lo devi aiutare a portare avanti questo progetto che il Signore ha, grazie a Dio, per ognuno di noi. E la cosa stupenda è questa, che anche se attraversiamo dei momenti particolari, in Isaia 40:31 dice: ma quelli che sperano nell'Eterno acquisteranno nuove forze, si innalzeranno con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Vedi, Dio non solo ha squarciato, come ha detto il pastore, il velo del Tempio, e grazie a Dio la presenza di Dio l'ha aperta a tutti, ma Gesù è venuto qua dentro, lo Spirito di Dio oggi non si trova più nel Tempio, il Tempio è qua. E lo Spirito Santo sovviene alle mie debolezze adamitiche, alla mia trasformazione, al mio cambiamento. È lo Spirito Santo, la parola mi dice che devo cambiare, ma lo Spirito Santo mi aiuta ad essere trasformato e cambiato. Ma non solo, mi dà nuove vigore, mi dà nuove forze, e grazie a Dio nel trasformare la mia vita il Signore piano piano mi fa diventare uno strumento meraviglioso. Nel versetto 4 c'è qualcosa di importante, pastore, per te, per me, pastore, anziani, diaconi, collaboratori, responsabili di ogni settore nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Ma io ho questo contro di te. Io ho questo contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. Ho letto un pochettino nei commentari
L'apostolo Paolo, 35 anni prima, no? In Efesini 1, 15 e 16, loda gli Efesini perché erano zelanti, erano ripieni della presenza di Dio, erano innamorati del Signore. Dopo 35 anni invece troviamo lo Spirito Santo che dice: io questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. E io voglio esaminare la mia vita. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti, fa le opere di prima. Se no verrò presto da te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Pastori, io credo che quando noi lasciamo il primo amore, i primi a stare male siamo noi. Perché quando ti manca quella relazione, quando ti manca quella presenza di Dio, non senti più la gioia, non hai più quell'unzione, non hai più le rivelazioni, non hai più quella potenza per poter ministrare agli altri. Come si fa a perdere il primo amore? 35 anni prima erano zelanti e forti, man mano la Chiesa cresce, la Chiesa moltiplica, il pastore man mano diventa sempre più, in un certo senso, come in una delle lettere dice: tu ti senti ricco, ma sei povero. E allora ci sono tre S che possono portarci nella direzione sbagliata e lasciare il primo amore. Il successo. Dio benedice la nostra vita come Salomone, grandemente benedetto da Dio. I soldi. Persone che sono cadute per i soldi. Sapete che Dio vede? Dio vede anche la minima azione che tu ed io facciamo. Il sesso. Successo, soldi e sesso. Sono tre cose che ti fanno perdere il primo amore. E un'altra cosa ancora, che è buona ma non è buona. Noi pastori siamo pronti a scappare come le levatrici o come persone che sono lì al pronto soccorso. Pastore, ho bisogno che tu preghi per me. Pastore, voglio venire a pregare con te. Durante la settimana abbiamo tanti fratelli che vengono a casa per pregare, per stare insieme. E quando tu aiuti gli altri e sei così occupato, così pieno, non hai tempo per avere una relazione, una comunione con Dio. Il successo, la potenza viene dal cielo, viene dal Signore. Invano si affaticano gli edificatori se l'Eterno non edifica la casa. E io credo che di questi errori ne abbiamo fatti un po' tutti. Io sto puntando il dito su me stesso. E ringrazio Dio perché il Signore mi ha dato il dono di alzarmi presto la mattina. Quando tutti dormono, io sono lì a cercare questa relazione, questa intimità con Dio, il primo amore, il primo respiro. Ma c'è un nemico, c'è un avversario che cerca di fermarti. Non ti fermare, non ti fare bloccare. La prima aria, come dice quel canto, la prima aria che respiro la mattina, sei tu, Signore, che sei vicino. E quando tu senti quella presenza di Dio, quel tocco di Dio, in un modo soprannaturale, in un modo speciale, in un modo meraviglioso, ti accorgi che riprendi di nuovo quell'unzione soprannaturale, ricevi quella potenza perché la parola di Dio è vera. Chi ha creduto sarà battezzato, sarà salvato, e questi sono i segni. Nel mio nome scaccerete i demoni. Per scacciare i demoni hai bisogno di essere ripieno di spirito, ma hai bisogno anche l'unzione, la potenza di Dio. E la potenza di Dio si riceve col primo amore, si riceve con la presenza di Dio, con la ricerca del Signore,
stando alla presenza di Dio. È come il telefonino, se non lo metti sotto carica è scarico e non funziona. E così è un pastore quando non ha connessione con Dio, con la parola e con lo spirito. Lo spirito e la parola sono cose che devono camminare insieme. Ora è importante veramente, perché credimi, è lo spirito che vivifica, è lo spirito che salva le persone, è lo spirito che compunge di peccato, è lo spirito che guarisce, e lo spirito vuole usarsi di te e di me, ma vuole che noi abbiamo serietà, costanza, che noi veramente mettiamo Dio prima di ogni altra cosa. Io mi voglio ravvedere. Stiamo facendo dei digiuni e stiamo pregando perché desideriamo evangelizzare con la potenza di Dio e desideriamo ogni domenica vedere persone guarite, persone liberate, persone toccate dall'amore di Dio. E in questa lettera Gesù loda questo pastore di Efeso e anche il corpo. Tuttavia, dici, hai questo che odi, le opere dei Nicolaidi che odio anch'io. I Nicolaidi viene da Nicola. Nicola era uno dei sette diaconi, pensate. Un uomo ripieno di Spirito Santo che piano piano scivola e va fuori strada. Fratello, sorella, attraverso soltanto la parola, quante religioni sono nati e sono sorti. Io ho un papà spirituale, il pastore Filippo Wiles, è stato altro che pastore, un apostolo. Sono nati tante chiese, tanti ministeri attraverso quest'uomo meraviglioso di Dio. È morto a 93 anni, ma fino a lì era lì che predicava il Vangelo. Ci ha dato degli insegnamenti importanti. Il primo insegnamento era il suo stile di vita. E poi la scuola biblica. Pensate ai tempi, quando io ero ragazzo, la scuola biblica era solo a Roma. Lui ha formato la scuola biblica in chiesa, ci ha dato delle istruzioni. Allora è importante che noi possiamo conservare, come diceva Timoteo, in primo Timoteo, capitolo 6, versetto 20, l'apostolo Paolo sta parlando a questo figlio prezioso, speciale, e sta parlando anche a te e a me. Perché sapete, oggi c'è la supergrazia. Oggi l'Evangelo, il diavolo lo vuole annacquare, si sta accettando le cose che non sono secondo natura e secondo il Signore. Noi tutte queste cose non li vogliamo accettare. Noi accettiamo la parola di Dio, accettiamo il messaggio del Vangelo, perché vedi, la prima generazione degli Efesini è stata stupenda, ma la seconda generazione, come abbiamo letto, si era piano piano era scivolata, ma non solo loro. Noi abbiamo dei movimenti che sono nati nella presenza dello Spirito, sono nati con la potenza dello Spirito, ma piano piano la seconda generazione, la terza, piano piano hanno lasciato la spiritualità per portare avanti i soldi, l'economia, il business. Noi non interessa questo, perché è il Signore che provvede alla vita di ognuno di noi. E Paolo diceva a Timoteo nel capitolo 6, versetto 20, Timoteo, custodisci il deposito. Qual è questo deposito? Il deposito è la dottrina. Noi siamo salvati per grazia. Gesù è vero Dio, vero uomo. I Nicolaiti portavano avanti come se Gesù non era Dio, era soltanto vero uomo. O ci sono quei movimenti che dicono solo Gesù. Gesù il Padre, Gesù il Figlio e Gesù lo Spirito Santo. Quante cose false che si portano avanti. Custodisci, uomo di Dio. Quanto è importante la scuola biblica. La scuola biblica
unisce dottrinalmente centinaia di persone che portano avanti la stessa linea, custodisce il buon deposito che ti è stato affidato, evitando che cosa? Discorsi vani. Quanti persone che vogliono spiritualizzare la parola di Dio e gli fanno dire cose che non sono reali, cose che non sono assolutamente vere. Allora è importante, vani e profani, le argomentazioni contrastanti di quelli che falsamente chiamata scienza. E sempre Paolo a Timoteo, nel secondo libro di Timoteo, dice: custodisci ancora, perché vedi, la somma della tua parola è verità. Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Persone che hanno soltanto la parola. Quante dottrine sono nate? Lo Spirito Santo è come la bussola che ti porta a Gesù, ti porta al Padre. E Gesù ci ha dato degli insegnamenti molto importanti. E allora nel versetto 7, il finale di questa lettera, dice: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito Santo. Quando ti vengono, mi è capitato nella mia chiesa che persone vaganti si sono introdotti in un gruppo in casa e hanno portato una dottrina che non era secondo Dio, hanno fatto perdere un'anima preziosa, se la sono accalappiata. Chi ha orecchio ascolti, che bello che tu, quando portano delle novità, quando ti fanno certi ragionamenti, certi discorsi, incominci a pregare la campanella, incominci a chiedere Spirito Santo. Guarda, io sono 45 anni che sono con Gesù e faccio parte dell'opera Gesù Cristo il Signore, dove il pastore Filippo Wiles ha iniziato questo percorso. E siamo insieme, questi pochi pastori rimasti fedeli, siamo insieme da 45 anni. Ma perché? Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito Santo dice. E quando c'era un problema, una difficoltà, andavo a pregare al Signore. Il Signore, sai cosa mi diceva? Devi perdere per vincere. Devi perdere l'Adamo. Devi perdere l'orgoglio. Devi perdere la presunzione. Devi perdere l'io per acquistare Gesù nella tua vita. Sii sottomesso al tuo pastore. Sii sottomesso a quello che il Signore ti ha affidato e ti accorgerai che lo Spirito Santo, dalla tua rinuncia, ti darà sempre una grande, stupenda e meravigliosa vittoria. Signore, vogliamo ringraziarti e benedirti con tutto il cuore stasera, perché vogliamo tornare al primo amore, vogliamo tornare al risveglio, Signore, lì della Pentecoste. Quando tu sei sceso con quella potenza soprannaturale, 3.000 persone, Signore, si sono ravvedute, hanno accettato la grazia, Signore, della croce, la grazia del tuo sacrificio, Signore. Ma tu non sei cambiato, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E io voglio pregarti, Signore, perché tu sei il Dio della provvidenza. Ti voglio pregare, Signore, che provvedi ai bisogni, Signore, di parole di vita, che tu provvedi, che tu tocchi Spirito Santo, perché se non sei tu a toccare i nostri cuori, noi diventiamo pirchi, quando invece tu ci tocchi, Signore, diventiamo generosi. E io ti prego, Signore, che tu tocchi il cuore dei fratelli, affinché attraverso la loro generosità il Vangelo ancora si possa espandere.
e vogliamo ricevere questa riprensione. Io conosco le tue opere. Signore, io voglio ritornare a quello zelo, al primo amore, e vivere una vita intima, speciale con te. E il primo beneficio lo ricevi tu. Dio vi benedica. Amen. Una buona serata. Pace del Amen. Signore. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.